Devo vedere il governatore. Non è possibile. Il governatore mi ha detto: Piri, questa festa è importante per me. Non voglio essere disturbato. Dovrei tornare un altro giorno. Ma si tratta della sopravvivenza di Heliopolis. Aspetta, sono cose di cui non so niente. D'altra parte, gli ordini del governatore, ho capito perfettamente io. Ma sono qui per ordine del grande veggente del Tempio di Ra. Sono in missione ufficiale per vedere il governatore. Se il governatore scopre che hai rifiutato di farmi passare, non farai più la guardia al suo palazzo, ma a qualche miniera abbandonata nel più lontano e desolato sprofondo del deserto. Non capisco niente delle tue storie. Passa e scopri da sola come trovare il governatore. Devo vedere subito il governatore. E io devo andare subito a caccia. Ma dato che devo sorvegliare questa porta, non posso ancora andare a caccia. Non si può fare sempre quello che si vuole, vero? Tu sei un guerriero, vero? Sì, è il mio lavoro. Mi sembri un buon soldato. Devi aver avuto avventure in così tanti paesi. Sì, e tante porte da sorvegliare. Per tutta la vita ho sognato di incontrare un guerriero. Mio padre mi raccontava storie di soldati spietati e feroci. Vi ho sempre immaginato fieri sui vostri cocchi, afferrando saldamente le vostre lance e seminando scie di sangue fra le orde dei nemici. In effetti non ho mai guidato un cocchio, ma so delle storie di battaglie. Potrei raccontartele se vieni da me stasera. Che ne dici? Senti, mio marito è là dentro. Fammi passare. Potrei dirgli che non posso vederlo stasera e verrei a sentire le tue storie. Ti farò passare a una condizione. Dammi la tua parola che verrai stasera. La mia parola è come la reputazione dei soldati del nostro paese. Immacolata. Non mento mai. Verrò da te stasera. Se mi lasci passare. D'accordo. Questa è una festa privata. Non puoi entrare. Devo vedere il governatore. È molto importante. Puoi fissare un appuntamento domani. Ora devo trovare la musicista, quella che suona il tamburo. Non l'hai vista per caso? No, ma io... È meglio che salti fuori. Starà sonnecchiando da qualche parte. La suonatrice! È quella che stanno aspettando per dare inizio alla festa. Ma guarda cosa si deve fare per salvare la propria città. Dov'eri? Chi sei? Oh, beh, non c'è tempo. Sbrigati. Prendi il tuo strumento, vai nel salone da ballo e suona per il governatore. Dov'è? Non sono affari tuoi. Vai dentro e suona. Thank you.
no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. No, no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. No, no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. No, no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. No, no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire a dirigere una banda in qualche fortezza dispersa nel deserto. No, no, no! Ricomincia e rispetta il ritmo questa volta. Non voglio finire... Non so di preciso quale scuola di musica tu abbia fatto, signorina, ma te la sei cavata molto bene. Puoi fare una pausa e vai a bere. Sei il governatore di Eliopolis? In effetti ho questo onore. Mi chiamo Nacht. Io sono Tifet. Ho bisogno di foglie dell'albero del ventaglio e mi serve la tua autorizzazione. L'albero del ventaglio? Non lo conosco. E queste foglie perché ti servono? Eliopolis è in pericolo, governatore. In pericolo mortale. A causa del grano. Il grano? Senti... Aspettami nella stanza in fondo al corridoio, laggiù. Intrattengo un po' i miei ospiti e poi vengo da te. Dobbiamo parlare. Non puoi entrare. Il governatore in persona mi ha detto di aspettarlo qui. Fammi entrare. Questo è il rapporto di Etep. Dice che il raccolto è andato a male. Cosa ci fa il rapporto qui? Questo rapporto appartiene a me. Questo è il rapporto dell'ispettore dei granai. Il grano del Tempio di Ra è andato a male. Chiunque lo mangi è in pericolo. Ah, sì. Il grano. Quel grano sta avvelenando l'intera città.
So cosa si deve fare, ma ho bisogno delle foglie di cui ti ho parlato. Il nubiano mi ha detto che mi serve il tuo permesso per poterle comprare da lui. Un nubiano? La tua storia è troppo complicata, Tifet. Stasera diamo una festa. Vieni a divertirti con noi. Discuteremo questa faccenda domattina. Che razza di governatore sei, governatore? Eliopolis è in pericolo e questo rapporto te lo preannunciava. Uomini e donne stanno per morire e tu vuoi che io festeggi con te? Sai cosa sta succedendo e non fai niente? Perché? Le apparenze ingannano, signorina. Tu sei una sacerdotessa di Sakhmet, non è così? Allora devi sapere che le cose non sono sempre come sembrano. D'altronde non puoi sapere tutto. Tebano, portaci da bere. Non ho tempo per bere. Perché tutti vogliono farmi bere? Pensi che tutti qui ti abbiano chiesto se volevi qualcosa? Ora tu berrai. Veleno? L'hai avvelenata! È solo addormentata. Rispetto i tuoi scrupoli, governatore. Neanche Etep è stato avvelenato. Non vedo che differenza faccia, visto il suo stato attuale, Tebano. Non incolparmi di tutto, governatore. È solo la tua negligenza che ha creato questa situazione. Le cose sarebbero andate diversamente se tu avessi letto il rapporto in tempo. Ma tu preferisci il vino e le donne. È per questo che dipendi dalla mia ricchezza. Sono in tuo potere, Tebano. Ma se quello che ha detto quella giovane è vero, allora il destino della città è completamente nelle tue mani. Ti supplico, salva Eliopolis. Non sei nella condizione di potermi chiedere niente. Liberati della ragazza e torna da me. Abbiamo dell'altro lavoro da fare. E nascondi quel rapporto. Una cicatrice da trapanazione. Questo è il corpo di Etep, l'ispettore dei granai. Sembrava molto più solida. Tifet, io non so come dirtelo. Devi essere coraggiosa. Di quello che devi dire in fretta. Ho avuto una gran brutta nottata. Jeuti è morto. Non credo che abbia sofferto. Oh, no! Jeuti!
Mi dispiace molto per te. È morto della malattia di cui mi hai parlato? Sì, non c'è dubbio. C'è un'altra cosa molto allarmante. Una dozzina di persone sono morte stanotte. La gente parla di una profezia. E pensare che avevo l'impressione che nessuno mi credesse. Se avessi un consiglio da darti, sarebbe di lasciare in fretta questa città. Scappa! Io rimango. E intendo salvare la città. Che cosa ci guadagni? Niente. Sai, Nubiano, nel nostro paese ogni individuo ha il suo posto. E ogni individuo fa il suo dovere nel suo posto. È così che va il mondo. Ed è così che è predisposto. So che il mio posto è qui e il mio dovere è salvare la città. Per me è un mistero, ma ti aiuterò comunque. Ho lasciato le foglie che volevi in una borsa al piano di sotto. Non fare domande. Soprattutto non chiedere da dove vengono. Non hai niente da temere da parte mia. Il governatore mi crede morta e va bene così. Non correrò da lui per denunciarti. C'è qualcuno che ti aspetta al piano di sotto. Mi occuperò di tuo padre. Grazie, Nubiano. Tifet, mi dispiace per Geuti. Forse non era un buon dottore, ma tutti gli volevano bene. Grazie. So che anche tu gli piacevi. Cosa posso fare per te? Laggiù c'è Mi. Mi piace molto. Penso che abbia mangiato del grano come i miei genitori. Puoi curarla? Io sono Tifet. Vuoi qualcosa? Mi chiamo Mi. Penso di essere malata. Dimmi, hai mangiato del pane, Mi? Sì, tutti i giorni. E nessuno ti ha detto che non dovevi? È fatto con del grano che non fa bene. No, nessuno ha detto niente. Hai la stessa malattia di Geuti. Ma non c'è da preoccuparsi. Ora conosco il rimedio. Ti curo subito. Sarai la prima persona ad essere curata in tutta Eliopolis. Il papiro è molto chiaro. Mi servono esattamente 4 parti di birra e non una di più. Sono sicura di ottenere con precisione ciò che mi serve versando attentamente la birra in questi 3 boccali. Tieni, vedi questo. Se il rimedio funziona, devi darlo al grande veggente.
Sembra che tu ti senta molto meglio. Molto meglio! Penso di sentirmi ottimamente. Questo significa che la cura funziona. Molto bene, ma non girellare troppo. Vado al tempio a dire al grande veggente che la cura è pronta. Mi sta molto meglio, grazie a te. È come un corteo. Grande veggente, ho compiuto la mia missione. La cura è pronta. Eccola. Non ho mai dubitato che ci saresti riuscita, Tifet. Darò questo rimedio ai dottori di Heliopolis, così ne inizieranno la produzione di massa. Ho appena ricevuto un carico di grano sano, così non rischiamo la carestia. Ma tu sembri molto triste, nonostante tu abbia appena salvata un'intera città. Geuti è morto, grande veggente. Geuti ha intrapreso il lungo viaggio verso Occidente. Sta andando verso una vita che dura quanto dura il mondo, Tifet. Puoi essere fiera di te. Ora devi pensare alla tua vita. Cosa intendi fare col governatore? Niente. Cosa vuoi dire niente? Mi ha narcotizzata, rapita e tenuta in ostaggio. Subisce l'influenza di un tebano che chiaramente ha dei progetti per il tuo tempio e tu non farai niente? Un tebano, dici? Lo immaginavo. Il governatore non ha letto il rapporto che avvisava la città del grano marcio e ora cerca di nascondere la sua negligenza. Ha messo la città in grave pericolo. Conosci bene quanto me le regole della giustizia in questo paese. Senza prove un giudice non può fare niente, e nemmeno io. Se avessi davanti agli occhi una prova inconfutabile, faresti qualcosa? Con le prove l'uomo onesto è assolto, e quello colpevole punito. Troverò la prova della negligenza del governatore. Devo, in obbedienza a Maat e in memoria di Geuti. Devo entrare nelle stanze del governatore per trovare le prove della sua negligenza. Il rapporto di Etep è quello che mi serve. Devi aspettare che faccia buio. E ti consiglio di trovare il modo per addormentare le oche del governatore. Come sai che il governatore ha delle oche a guardia della sua casa? Ogni tanto mi viene voglia di uno spuntino. E l'oca alla brace è quel che ci vuole. I nubiani sono veri temerari, non è così? È vero. Infatti le cose in generale vanno meglio quando ci sono dei nubiani. Non l'hai notato?